Buongiorno ragazze, bentornate in un nuovo video. Oggi inizio subito con una new entry, un pacchettino che mi è arrivato. Ho fatto un acquisto su una pagina di Instagram che si chiama La Bancarella dei Francesi, una cosa del genere. Vabbè, mi metto sotto l'info box appunto tutto dove ho comprato questo taglier. E ogni volta fanno le dirette e vendono questi taglier, ovviamente low cost, ma molto carini, versatili per tutti i giorni. Adesso ho la maglietta sotto stropicciata, mi devo comprare delle magliettine un po' più colorate. Comunque adesso l'ho provato subito ed adesso vi mostro. Questo è il taglier. Ho una scarpa sì e una scarpa no, perché lo stavo provando con le sneakers. Comunque devo dire che è carino, a parte le mie cosce esagerate. È carino, molto bello, cioè di ogni colore. A me piace veramente tanto, quindi super approvato. Devo comprarmi delle magliettine colorate, però meglio, mi piace nel complesso. Anche la giacca è molto versatile, quindi si può utilizzare tranquillamente. E niente, quindi vi ricordo, vi metto sotto qui, non è una collaborazione, me le sono comprate, poi sono state carinissime, mi hanno fatto anche un regalino di una collanina, perché l'altro pacchetto che ho ordinato si era un po' perso e quindi me l'hanno rimandato, quindi mi hanno fatto anche un regalino per farsi perdonare, quindi andate a vedere perché sono davvero simpatiche e hanno un sacco di cose bellissime. Intanto io ora ho qui il piccolino che oggi ha fatto l'ultimo giorno di antibiotico, per fortuna abbiamo fatto, e io adesso vado a preparare il pranzo. Oggi comunque i miei genitori sono in viaggio, stanno venendo finalmente, dopo mesi ritornano giù, e adesso tanto tolgo i cartellini. E finalmente, ecco, ho questa magliettina che è estiva, che avevo dietro dentro i panni, così non la utilizzo da un bel po' di mesetti, si vede, la devo lavare e stirare, vabbè. Comunque ora vado a preparare il pranzo e oggi farò o il riso in bianco, vediamo un po', qualcosina di semplice. Stasera la scaloppina al limone, adesso vediamo un po'. Intanto avete visto i capelli? Domani mi devo andare a fare il colore. Guardate che faccio paura. Andremo io e mia mamma insieme a fare il colore, mesh e tutto. Così almeno per Pasqua siamo a posto. Quindi ora metto via questo. Ho già steso la lavatrice. Insomma, ho fatto già solite cose, tutte le cose che dovevo fare. Pulito anche a terra. E ci vediamo dopo. Comunque, il regalino che mi hanno fatto è questa collanina. Super, super perdonate. Guardate che carina. Da abbinarci sopra anche il vestitino, al completino è carino. Questa è la loro busta, no, non c'è scritto il nome. Comunque si chiama La Bancarella dei Francesi. Comunque oggi riso basmati con la salsina marrone, questa qua che compro sempre in Svizzera. E poi una bella insalatona mista. Ho messo rucola, insalata romana, poi pomodorini, tonno, mais e pomodorini appunto. E niente, quindi questo è il pranzetto di oggi. Ora intanto sto preparando la cremina, la salsina, e la salsina in particolare è questa qua, cioè di varie marche, io ne compro di quelle che trovo davanti, mi prendo per scorta. Comunque questa qui è la salsa per arrosto. Qui in Italia non so se si trova o meno, comunque anche in forma di dado della Knorr, perché anche la Knorr la produce, questa qui l'avevo presa alla Migros perché è un bel formato grande, poi conveniva anche se non mi sbaglio, sì, vabbè, comunque questo. Stamattina sono andata dal fruttivendolo, ho preso 10 carciofi che andrò a fare, penso domani, vedremo, visto che c'ho i miei genitori. Poi ho comprato anche scarola, finocchi, vabbè, non sto qui a farveli vedere, e romana, salata non manca mai, carote, solite cose, insomma. In più, in questi giorni, adesso vedremo un attimo, perché ho ancora quel pandoro famoso di Natale, vi ricordate? E ormai siamo prossimi che devo consumarlo, perché sennò tocca buttarlo ed è peccato, quindi avevo preso l'altro giorno, devo consumarlo, vabbè, fino a aprile. Il mascarpone, quindi devo fare un tiramisù, devo fare con quello, ma magari domenica vediamo un attimo. E niente, quindi adesso aspetto che arrivano Massimo e Alessia e mangiamo. Intanto mi rubo un pomodorino. Comunque non so se a voi ve lo fa, ma stamattina, a parte che fa caldo oggi, stamattina mi sono cambiata 4 volte. Ho l'armadio veramente strapieno, veramente pieno di roba, e
arrivo in questi periodi che non so, cambio stagione, che io non ho idea di cosa mettere, cioè come se non avessi niente dentro. E quindi non sapendo cosa mettere mi sono cambiata 4 volte perché non mi piaceva mai niente di quello che mi mettevo, quindi boh, anche a voi fa così. Io molto intelligente, come potete vedere, mi sono allontanata un attimo con bel fuoco, con una bella fiamma bella attiva, e questo è il risultato. Brava Sandy, complimenti. Brava, brava. Devo farvi il video mentre arrivate. Ciao. Oddio, non riesco. Wow. Non so dove metterla. Ragazzi, avete visto? Sono arrivati i miei genitori. Vi mostro subito che cosa hanno portato, perché così le metto via e non le devo riprendere. Allora, come già sapete, ogni volta che andiamo su voi direte: ma manca il pane qua? No, non manca il pane, ma questo qua non l'ho mai trovato. E alla fine sono delle baguette. Le vendono sia la Lidl che l'Aldi. Da noi qua la Lidl non ce l'hanno. Almeno se ci sono fatemi sapere, ma a me non mi sembra. Comunque, queste qua sono le baguette alle erbe, poi ci sono anche con l'aglio, ma questa qua non la preferisco, però comunque c'è chi piace. Però mi ha portato 4 di queste e una di queste. Poi la famosa Brad & Chose che vi dicevo oggi, che abbiamo fatto, mi ha portato la scorta, ottimo. Un'altra cosa che ogni volta prendo quando vado su o mi faccio portare sono gli zuccherini. Questi qua da caffè, ovviamente. Guardate, vabbè, questi qua sono meno colorati. Le ho prese tutte ultra colorate, però. Che carine quando uno deve fare il caffè, sono bellini. Poi, queste cose che prendo sempre, il paracetamolo, prendo sempre quando vado lì. Che io una confezione costa 2 euro e 2 franchi 45, invece qua 7-8 euro. Allora, alla fine, se sta medicinale, lo prendo. Questa è un'altra cosa che qui non trovo mai. Questa è della Lidl. E la mia preferita in assoluto è la marmellata, la mela cotone in gel, ovviamente scorta perché sono troppo buone. Poi un'altra cosa che adoro, l'originale, proprio costa un botto in Svizzera adesso ormai con gli aumenti, potete immaginare che una confezione così si paga anche 10 euro. Questo qui alla Lidl costa sui 2-3 euro mi sembra, e quindi è più fattibile. Questo è un prodotto Lidl che qua in Italia non arriva, non so perché, quelli che vi dicevo ogni volta. E quindi 2 confezioni di malzina, cioè l'uomo maltina, qua si trova l'uomo maltina originale, questo è alla fine identico, però costa molto meno, quindi anche questo ultra scorta. Un'altra cosa che prendiamo sempre, lo prendiamo del marchio della Migros, della Budget, vabbè. Sì, però nonna l'ha sempre chiamato in un modo, però adesso non ricordo, vabbè. Comunque, questa è grande scorta, formato scorta, è il Hüttenkäse, il famoso Hüttenkäse, che sarebbe i fiocchi di latte, formaggio fresco. Questo qua non ha nulla a che vedere con quello che vendono qua in Italia, ve lo garantisco. Qui è sempre un po' a sprognolo, amaro proprio, questo è dolcissimo, i bambini ne vanno pazzi. Poi costa pure pochissimo il formato grande, adesso non c'è scritto, però costa di meno. Poi, un'altra cosa che qui non trovo, ed è proprio per Pasqua, però le vendono tutto l'anno. Nonna, sì, come se stessi parlando con i miei figli. Comunque, questo è sempre della Lidl o dell'Aldi. No, questi sono dell'Aldi. Comunque le uova soda colorate, che metterò nel cestino delle uova. Appunto, si possono mangiare, ovviamente. Poi chi le condisce con l'aromat, che anche qua si trova. E chi le taglia, le condisce, sono sfiziose. E quindi queste sì, però non adesso. Queste poi hanno una lunga scadenza, quindi il 23 aprile, voglia, per Pasqua ce la faremo. Come potete vedere, mega scorta di Rösti. Vi ricordate i Rösti, che a parte che li compro sempre, però questi qui, mega scorta, erano in offerta poi alla Coop, 6,50 invece di 9,75, 2 qua, 5 pezzi, quindi prezzo veramente ultra conveniente. Visto? Top! E mia mamma, ovviamente, non era lei se non portava i famosi sciocchi stangeli, i cioccolatini più amati dalla mia famiglia. Cioè, dovete sapere, mia nonna li ha sempre comprati, che aveva, che ce la faceva uscire, ci faceva sempre trovare un pacco bello grande e non arrivava a casa, vi giuro. Io uno o due, perché fortunatamente non sono amante di sti cioccolatini, li mangio, ma non è che me li divoro, ecco. Tu sì.
E i miei figli sì, e anche mio marito, quindi questi qua, mia mamma ha pensato bene, visto che uno non basta mai, due è meglio che one. Two è meglio che one. E insomma, questi cioccolatini che ovviamente darò anche a qualche amici, parenti, perché tutti questi, colesterolo, adesso arriva Pasqua, uova di... Noemi, cosa mi fa così? Noemi, cosa c'è? Noemi faceva... Questi sono miei, insomma, guardate, questo è proprio il pacco da negozio, da chiosco. Guardate qui, la voglia mangiare. Quindi o questo, cioccolata Kinder, uova Kinder, scegliete voi. Questi? Tutta la vita. Un'altra cosa che ha portato, mi porta sempre, i zuccheri. Qua non li trovo, cioè, non lo so, è capitato qualche volta. Tu cosa cerchi? Aspetta, devo farli prima vedere. Voglio fare vedere. Un attimo. E i pizzoccheri li ho trovati solo una volta alla Lidl, ma il resto non, solo quando fanno quella settimana un po' più nordica, ma per il resto non riesco a trovarli, quindi me li ha portati. Poi la cioccolata. La cioccolata. Questi qua arrivano proprio dalla fabbrica di cioccolata. Chocchi. Sono dei cioccolatini fatti a dischetto, insomma. Sfiziosissimi, questi schiacciati nel caffè. Vabbè, dieta, ciao ciao. Comunque, detto ciò, faccio ordine perché abbiamo fatto una merenda insieme. Che avrebbe già sistemato la tavola. Adesso mi sistemo tutte queste cosine. Vorresti mangiare? Amore, non puoi adesso, ti fa male il pancino. E, quindi niente, metto via tutto e dopo vedrò di preparare la cena. Ma vi devo fare anche vedere qualcosa. Ragazze, allora voglio mostrarvi una collaborazione che mi è arrivata dall'azienda Tineco. Stiamo parlando di questa lavapavimenti che si chiama Tineco Floor One S5. A mio parere, credo che ogni donna dovrebbe avere una lavapavimenti a casa perché è subito pronta all'uso. E non serve fare l'aspirapolvere perché è già integrata in questo bellissimo apparecchio che adesso andremo a vedere con calma nello specifico. Questa lavapavimenti è indicata anche per chi ha animali in casa, proprio perché ha la capacità di rilevare tutti i peli degli animali. Quindi renderà la vostra pulizia molto più semplice e veloce. È semplicissima da utilizzare, in più si risparmia molto tempo, è molto robusta e compatta, ha un'autonomia di mezz'oretta, quindi potrete tranquillamente pulirvi tutto il vostro appartamento con un solo serbatoio d'acqua. Adesso andiamo a montarle insieme. Come potrete vedere è semplicissima da montare e tutto poi imballato nei minimi dettagli, tutto alla perfezione. All'interno nella scatola troverete anche la spazzola di ricambio e tutti gli altri accessori e anche il detersivo. Adesso andiamo ad usarla. L'utilizzo è semplicissimo, bisogna solo riempire il serbatoio da 0,8 litri con l'acqua e il detergente da loro fornito. La particolarità di questa lavapavimenti è che la testina rotante permette di pulire fino a filo muro. Per metterla in funzione basta premere il pulsante di accensione, tirare giù il manico e lasciare agire la lavapavimenti in modo automatico sulla superficie desiderata. È leggera perché la rotazione del rullo la porta avanti senza dover spingere. My appetite. Don't leave me here high and dry.
Rimuove sia le sostanze solide come la farina, molliche e le sostanze liquide come acqua, latte, caffè, eccetera, eccetera. Nello stesso tempo riesce ad aspirare e lavare lo strato di sporco che si deposita quotidianamente. Si può passare alla modalità di potenza max in modo manuale semplicemente premendo un pulsante posto sul manico. Premendolo una seconda volta c'è anche la possibilità di lavare solo con acqua e premendo ancora una volta di lavare con acqua e detergente. Un'altra cosa che a mio parere è bellissima è il display che è super luminoso e cambia colore in base alla quantità di sporcizia rilevata durante il lavaggio. Mostra anche lo stato di carica della batteria, il livello di potenza utilizzata in fase di lavaggio. Ovviamente c'è anche un'app dove vi aiuterà a capire meglio tutte le procedure e i passaggi di utilizzo. Terminata la pulizia si tira su il manico e la Tineco si spegne automaticamente. A questo punto si rimette sulla base di ricarica. È dotata di una voce guida, in più lingue scaricabili dall'app, che indica se è necessario svuotare il serbatoio dell'acqua sporca o eseguire la procedura di autopulizia, come vedete in questo momento. La pulizia si avvia premendo il tasto apposito ed è del tutto autonoma. Finito l'autopulizia, basterà togliere il serbatoio dell'acqua sporca e andarlo a buttare. Guardate quanta sporcizia! Ovviamente ragazze vi metto tutti i codici sconti, i dettagli e link diretti nell'info box. Andate a vedere perché veramente la potrete avere ad un prezzo ultra conveniente. Lo sconto di questa volta è molto simile a quello del Black Friday dell'anno scorso, quindi la pagherete meno di 369 euro.